Tra paesaggio e poesia. Questo è il titolo dell'edizione 2022 del Presepe Artistico di Valdobbiadene, che verrà aperto al pubblico da sabato 17 dicembre. Allora, innanzitutto grazie ancora a Valdo TV che da anni ci segue ed è la nostra memoria storica oramai. E quest'anno il Presepe presenta Piazza San Marco a Venezia e ha visto coinvolti anche i ragazzi del liceo artistico veronese di Montebelluna che hanno fatto uno studio su una veduta di Canaletto e poi hanno preparato delle quinte scenografiche che saranno montate qui nel presepe. Quindi Piazza San Marco da una parte, al centro la Natività con templi in rovina che simboleggiano la caduta del paganesimo con l'avvento del cristianesimo, secondo appunto una tradizione che prende corpo già nel Rinascimento, nella pittura rinascimentale, mentre alla destra della Natività troviamo alcuni scorci della pittoresca borgata di Ron e di Santa Lucia. Grazie anche alla collaborazione della professoressa Tiralongo, decoratrice e pittrice, sempre in forza al liceo veronese, una carissima collega, il fronte del presepe quest'anno prevede una decorazione con dei motivi naturalistici, dipinti, altri reali, in questo gioco che ci fa pensare ancora una volta all'energia creativa, ecco, della natura, questa energia creativa che poi dalla natura passa all'uomo quando è capace, appunto sotto la spinta anche dell'ispirazione divina, di creare, realizzare bellezza. Questo presepe in Villa dei Cedri sicuramente lo diciamo con orgoglio, è uno dei più grandi d'Italia. Per noi è un motivo di grande orgoglio, si lavora tanto, ma alla fine ecco, la soddisfazione ripaga tutto questo lavoro. Una sede che ha voluto l'attuale amministrazione fregonese, quindi noi dobbiamo ringraziare anche l'assessorato alla cultura che ci ha aiutato tantissimo anche per la comunicazione, tutto lo staff del comune che ci garantisce l'appoggio amministrativo. Siamo contenti perché il presepe di Valdobbiadene, di questa città, sta in effetti diventando sempre di più una realtà che nel periodo natalizio porta gente, porta bambini, e quindi è stata una scelta indovinata, una scelta, quindi noi siamo grati all'amministrazione che ci ha messo a disposizione effettivamente una sede così prestigiosa. Quindi utilizziamo solo un taglierino o della carta vetrata per modellare le colonne, i capitelli, gesso, una punta calda per incidere le pietre, i mattoni per creare questi effetti. Quindi è un presepe che viene fuori veramente solo dalle mani, ecco, in un tempo in cui la manualità fa fatica, questo presepe vuole essere anche una dimostrazione che con le mani si possono fare ancora grandi cose. E avremo i famosi carcador, queste gente che anticamente caricavano i muli di fieno, e Ron era proprio il centro di questa attività. Le statuine quindi sono quasi 500. Un carissimo amico artigiano ogni anno ci aiuta ad aumentare la popolazione di questo presepe.
forse avremo, anzi sicuramente avremo la statuetta del sindaco, ecco, in primo piano, ecco, nella piazza. Allora, il tema di quest'anno è tra poesia e paesaggio, quindi la poesia che nasce dalla bellezza della natura, da chi sa ascoltare, la poesia della bellezza della natura. Quindi questo presepe vuole essere anche un invito. Poi c'è questa bellissima mostra anche nei piani superiori, che sarà aperta nel periodo di Natale, sempre promossa dall'assessorato alla cultura, dalla consulta alla cultura, di una professoressa, molto una impressionista dei nostri tempi, la professoressa Mirella Soggiu, e dove effettivamente in ogni dipinto si respira poesia. Allora, un connubio perfetto quest'anno: chi viene a visitare il presepe può anche visitare questa bellissima mostra di questa professoressa che ha lasciato una traccia indelebile nella storia, ecco, di questo paese, un segno di bellezza indelebile. Appuntamento per sabato alle ore 16 con l'apertura, il taglio del nastro, i dolci della tradizione come è oramai consuetudine, e il presepe può essere aperto fino a tutti i giorni, fino al 5 febbraio, in orario mattutino dalle ore 9, no, scusate, dalle ore 10 alle ore 12:30 e in orario pomeridiano dalle 15 alle 19.